Quando si inizia a investire, è sempre buona norma essere cauti, non sopravvalutarsi e capire i meccanismi alla base dei mercati. Tra i tanti errori che si possono commettere, eccone 5 che tutti, dal neofita al professionista, dovrebbero tenere a mente. Farsi guidare dall'emotività. In borsa comandano i numeri, sono i prezzi delle azioni che decretano perdite e guadagni. Sui mercati, però, c'è sempre un elemento che condiziona le decisioni, anche se non ha niente a che vedere con i numeri. È l'emotività. Istinto, fretta, ansia, entusiasmo. Sentimenti e stati d'animo di un investitore hanno un peso. Sono un fattore ineliminabile, che però diventa pericoloso quando governa le nostre scelte. L'emotività, infatti, spinge l'investitore ad agire d'impulso, peccando di eccessivo ottimismo o di eccessivo pessimismo. Quando un titolo è al centro dell'attenzione o in rapida crescita, si potrebbe generare una corsa all'acquisto che ignora i fondamentali di una società. In sostanza, vuol dire che, trascinati dall'entusiasmo, si rischia di acquistare quando il prezzo è vicino ai suoi massimi, generando una perdita in caso di vendita futura. In direzione opposta, ma in modo altrettanto emotivo, agisce il cosiddetto panic selling. Si vende quando un titolo cala, per paura che possa precipitare. Un misto di ottimismo e panico porta alle cosiddette bolle. I prezzi di una società o di interi settori vengono gonfiati perché tutti comprano, fino a quando uno spillo finanziario ne provoca lo scoppio, innescando una corsa alle vendite che accelera ulteriormente la caduta. È quello che è successo all'inizio degli anni 2000 con la bolla di Internet. L'entusiasmo per le giovani società tecnologiche quotate e la convinzione che sarebbero cresciute aveva fatto lievitare la loro capitalizzazione, fino a quando una stretta degli investimenti e alcuni dati negativi hanno provocato lo scoppio, facendo crollare un intero settore e provocando il fallimento di molte compagnie. 2. Non avere una strategia. Se l'emotività non è eliminabile, si può almeno provare a disinnescarla, definendo in anticipo una strategia di investimento. Si può investire in borsa guardando a un orizzonte temporale breve, medio o lungo. Ogni investitore deve poi definire la propria propensione al rischio, cioè il margine di incertezza che è disposto ad accettare. Più sarà elevato, più tenderà a essere alto il rendimento. L'intreccio tra rischio e rendimento ci porta a indicare quello che è forse l'errore più grossolano che un investitore senza strategia possa fare: credere o convincersi che esista un investimento con un guadagno sicuro. Le azioni sono infatti per definizione un capitale di rischio. Un investitore con l'obiettivo di far maturare i propri risparmi e una propensione al rischio contenuta dovrà puntare sulla variabile tempo. Per ottenere un rendimento consistente dovrà cioè programmare su un orizzonte di anni, se non di decenni. Se invece punta a generare un rendimento abbondante già nel breve periodo, dovrà accettare un rischio più elevato. Iniziare a investire senza aver definito obiettivi, tempi e propensione al rischio è come partire per una corsa senza sapere dove sia il traguardo, quanto è distante, quali terreni attraversare. 3. Non diversificare. Puntare tutto su un unico titolo o su un unico settore non è una buona idea. Il motivo è semplice. Le sorti dell'investimento dipenderebbero esclusivamente dal successo o dalle difficoltà di una sola società o di un singolo comparto. Per ammortizzare questo rischio è necessario diversificare, cioè investire su titoli eterogenei. È possibile diversificare per settori industriali come energia, telecomunicazioni, lusso e tecnologia. In questo modo i titoli del nostro portafoglio, che reagiscono a fattori diversi, tenderanno a muoversi in modo non omogeneo. Un altro modo per diversificare, che non esclude ma anzi si completa con quelli citati fino ad ora, è scegliere titoli provenienti da aree geografiche diverse. Perché azioni che fanno capo ad aziende della stessa zona, come il sud-est asiatico o il Nord America, si muovono all'interno di un ambiente fatto di cicli economici e quadri normativi più omogenei. Torniamo alla bolla di Internet per fare un esempio. All'inizio del nuovo millennio, Mike e Carl decidono di investire $1000 in azioni. Mike destina tutto il suo capitale al settore del momento, quello tecnologico. Carl sceglie invece di puntare $200 sulla tecnologia, 400 sui titoli farmaceutici e 400 su quelli energetici. Allo scoppio della bolla, i titoli acquistati da Mike perdono il 50%, generando una perdita di $500. Anche i $200 investiti in tecnologia da Carl si dimezzano, ma il settore farmaceutico guadagna il 10% e i titoli energetici il 20%. Il suo investimento adesso vale $1020. Si tratta di un caso semplificato di fantafinanza, ma fa capire quanto possa essere rischioso non diversificare. Un errore che Mike ricorderà. 4. Inseguire il mito del market timing. Il mondo finanziario è ricco di falsi miti. Uno dei più duri a morire è quello del cosiddetto market timing.
Si tratta di una strategia di investimento basata sulla capacità di scegliere il momento migliore per entrare e uscire dal mercato. In sostanza, nello scenario ideale, l'investitore dovrebbe acquistare appena prima che l'asset si apprezzi e vendere appena prima di un calo. Se la logica di base è semplice, metterla in atto è praticamente impossibile nel lungo periodo. Facciamo un nuovo esempio. Decidiamo di acquistare entrambi a 10 euro i titoli della A SPA e della B SPA. Dopo un mese le azioni della A hanno guadagnato, valgono 12 euro. Decidiamo di vendere con un profitto di 2 euro. Non male, peccato che in pochi giorni il titolo arriva a 19 euro. Nel frattempo le azioni della B sono scese a 8 euro. Decidiamo di vendere per evitare guai peggiori e registriamo una perdita di 2 euro. Chiudiamo dunque l'investimento in pari. Questo esempio spiega come l'approccio basato sul market timing non solo sia più rischioso, ma quasi sempre anche meno remunerativo, perché non è condizionato solo dagli errori di valutazione, come nel caso delle azioni B. Pur individuando la tendenza corretta di un titolo, infatti, basterà un piccolo scostamento dal tempo giusto per ridurre i rendimenti in modo significativo, come è successo per i titoli A. Si potrebbe dire quindi che il market timing non è supportato da un rapporto tra rischio e rendimento favorevole. Oppure, in modo più netto, che il momento giusto per investire semplicemente non esiste. 5. Avere paura della volatilità. Molti investitori alle prime armi vengono bloccati dalla volatilità, termine che indica la variazione percentuale del prezzo di un titolo. Più alta è la sua volatilità e più ampie sono le sue oscillazioni. I periodi di volatilità devono essere affrontati con maggiore cautela, ma non devono essere un freno. La volatilità può infatti offrire delle opportunità. Certo, vedere il valore del proprio portafoglio salire e scendere di continuo potrebbe risultare stressante, a tal punto da convincere alcuni investitori a vendere. Questa rinuncia però impedisce di ottenere rendimenti nel medio-lungo periodo. Quindi se un investitore muove i primi passi in borsa, tanto per cominciare, dovrebbe evitare di controllare il proprio portafoglio titoli troppo spesso. Quando si investe poi, ci sono settori che in periodi di volatilità elevata tendono ad avere performance migliori rispetto ad altri. Un buon investitore capisce inoltre quando è utile attaccare e quando conviene giocare in difesa. Riassumendo, tra gli errori che un investitore può fare in borsa esistono 5 tra i più frequenti. 1. Farsi guidare dall'emotività. Le emozioni muovono i mercati, ma assecondare eccessivo entusiasmo e panico non è una buona idea. 2. Non avere una strategia. È sempre necessario definire i propri obiettivi, la propensione al rischio e l'orizzonte temporale per raggiungerli. 3. Non diversificare. Il capitale deve essere ripartito su più titoli appartenenti a settori mossi da fattori differenti e ad aree geografiche diverse. 4. Inseguire il mito del market timing. L'idea che esista un tempo giusto per investire è un falso mito che in realtà è caratterizzato da un rapporto rischio-rendimento sfavorevole. 5. Avere paura della volatilità. Quando i prezzi oscillano serve cautela, ma non timore. La volatilità, se bene gestita, porta con sé delle opportunità. Tutto chiaro? Bene, allora al prossimo episodio!